Benvenuti o bentornati sul canale YouTube di Rapolic. Oggi sono qui per raccontarvi un EP, per raccontarvi l'esordio discografico del giovane Rondo da Sosa. Questo EP si chiama Giovane Rondo, per l'appunto, ed è un esordio brillante, per certi versi entusiasmante, ma per altri aspetti ancora controverso. Andiamo con ordine però. Chi è Rondo da Sosa? Rondo da Sosa è un rapper di 18 anni, si chiama Mattia Barbieri. E è cresciuto a Milano, nel quartiere di San Siro, e nell'ultimo anno ha dimostrato grandi cose. Prima con alcuni suoi singoli, come Face to Face, come Free Semi, come Leggenda, poi con alcuni featuring, esaltante quello di Vale Pine, quello con Vale Pine, Lobuten. Poi c'è stata una sorta di benedizione, no? Da parte di Lazza, che l'ha ospitato nel suo J Mixtape, nella traccia Slime, che era più uno showcase di Rondo piuttosto che una traccia di Rondo e Lazza, in cui Rondo ha avuto la possibilità di mostrare varie cose, di mostrare vari aspetti della sua brillantezza e soprattutto ha potuto attirare su di sé un'attenzione notevole, che lo ha portato poi ad uscire con questo primo EP, che più che un EP sembra un disco, perché è un progetto davvero completo che mostra tutte le varie componenti dello stile di Rondo da Sosa. Prima di parlare di Rondo da Sosa, bisogna fare una doverosa premessa. Rondo da Sosa è un rapper che ha anticipato la scena, è un pioniere. Tutti i rapper che si impongono sul mercato sono dei pionieri, inevitabilmente. L'esempio più classico è quello di Spera. Rondo da Sosa ha capito che il futuro e il suono del 2020 sarebbe stato la UK Drill. La UK Drill, come da nome, è un genere che nasce in Inghilterra. È una sorta di evoluzione della trap, ma anche del grime, che poi è stata portata in tutto il mondo da Pop Smoke, con la sua voce cupa, notturna, che squarciava questi beat, e che purtroppo ci ha lasciato. E infatti i primi pezzi UK Drill, europei, ovviamente esclusa l'Inghilterra che ha partorito questo genere, erano più degli omaggi a Pop Smoke. Io ricordo un pezzo nel disco di Kid Keo, di quest'estate, ma anche Moncler stessa di Lazza, che come sempre anticipa i tempi e aveva capito che la drill sarebbe stata la sonorità preponderante in questa seconda metà del 2020. Anche Moncler era un omaggio a Pop Smoke, lo stesso ritornello era un chiaro riferimento a un suo vecchio pezzo. Ma che cos'è questa UK Drill? La UK Drill è un'evoluzione della trap i cui suoni sono molto caratteristici. Anche la struttura, di solito c'è un quarto a vuoto, entrano gli hats e poi arrivano chicche 808, con delle pattern sempre diverse, con dei suoni di fondo sempre diversi, il suono portante, la melodia portante può avere diverse sfaccettature. C'erano dei cori, per esempio, in un pezzo UK Drill del francese Lacrim, che avete sentito adesso, e appunto la componente comune della UK Drill è che tutti i suoni sono metallici, hanno questa capacità di suonare di ferro, robotici, anche dagli hats, da tutta la batteria fino a questi 808 che sono distortissimi, avvolgenti e roboanti, robotici e roboanti. Hanno questa capacità di essere freschi, ma allo stesso tempo di suonare davvero cupi. Rondo ha capito che questa della UK Drill era una tendenza, perché vari artisti in Europa hanno iniziato a sperimentare sulla UK Drill. Adesso vi ho detto Lacrim, vi dicevo lo spagnolo Kid Keo, ho sentito Jaime quest'estate fare la seconda parte di Jimi Hendrix su un beat drill, ma diversi rapper americani lo hanno fatto. Rondo però non ha deciso di fare solo un pezzo drill nel suo EP. Rondo ha fatto un EP che è praticamente tutto con dei beat che rubano degli ingredienti alla UK Drill. In questo si è fatto aiutare da una figura per cui ormai sono finiti gli aggettivi, che è Ava, uno dei beatmaker più sapienti di questa nuova generazione che ha accompagnato Capo Plaza nella sua ascesa e adesso non è sazio perché ha voluto lanciare un altro giovane. E lo ha voluto lanciare con dei beat strepitosi. Ma quando io ho sentito Giovane Rondo per la prima volta, la parola che mi è venuta in mente al termine dell'ascolto è stata polivalenza. Perché Rondo da Sosa aveva già dimostrato, sia in Lobuten che in Slime, di avere all'interno del suo stile almeno le anime di cinque rapper diversi. Mi spiego meglio.
C'è un commento su YouTube nel video di Slime che fa notare come in ciascuna quartina Rondo sembri un rapper diverso. Dice: in una quartina sembra Lazza, in una quartina Sfera Ebbasta, in una quartina Gali, in una quartina invece sembra Pop Smoke. Beh, cavolo, questo è un grande complimento per un ragazzo di 18 anni. Perché secondo me poi la forza di Rondo da Sosa è nella sua originalità. Perché ci ha fatto vedere delle cose che in Italia non si erano mai sentite. Penso allo stile di Robutan, ma penso quando in Giovane Rondo apre una quartina con. Non guardo Sex on the City, a Rimini faccio Sex on the Beach. Lì prende un flow che è uno schiaffo in faccia, e quello è un flow classico ripreso da Pop Smoke, ma in Italia quella roba non era mai arrivata. Adesso stiamo criticando Rondo da Sosa perché si è ispirato a Pop Smoke quando tutta la scena italiana degli ultimi 5 anni si è palesemente ispirata a Travis Scott, a Lil Uzi, a Drake, a rapper di questo tipo. Ragazzi, l'influenza dell'America sul panorama italiano è una cosa inevitabile ormai. Ben venga che ci sono artisti come Rondo che riescono a risultare credibili in questi panni, con queste sonorità. Rondo da Sosa ha dimostrato in questo EP polivalenza. Giovane Rondo, che è l'intro del pezzo, si apre con una parte più delicata, più cantata. Poi arriva una parte intermedia che già prende un po' la piega di un esercizio di stile con dei flow molto scorrevoli, anche abbastanza tesi, abbastanza arrabbiati, abbastanza grintosi. E poi arriva la parte finale che sono letteralmente schiaffi su una base. E questo già dovrebbe mostrare la polivalenza di Rondo. Anche Schlatt, la canzone con Capo Plaza, sembra fatta da tanti rapper diversi. La parte di Rondo non sembra fatta tutta dallo stesso rapper. Questa cosa, ragazzi, è grandiosa perché dimostra che Rondo ha veramente i crismi e i valori da questo punto di vista. Su altre cose, ovviamente, deve crescere, ma da questo punto di vista dimostra veramente che a livello di sonorità è davvero brillante. In particolare, a me ha colpito molto Trap, questo singolo che ha un ritornello molto cupo, molto grintoso, molto denso, e poi le strofe sono praticamente cantate in falsetto. E questa cosa mi ha spiazzato. Quando l'ho sentito per la prima volta non ero convinto, e poi ho detto: cavolo, dobbiamo abituarci, perché è stato veramente invece un'intuizione fare un pezzo di questo tipo. E parlo di polivalenza non solo a livello musicale e tecnico, ma parlo di polivalenza anche in termini di cosa sa fare sulla traccia Rondo da Sosa, perché in questo disco non ha fatto 7 esercizi di stile, ma Rondo ha saputo fare un pezzo d'amore, un pezzo conscious e un intro che comunque ha degli spiragli di scrittura. Invece Baby a me è un pezzo che mi è proprio piaciuto. È una canzone d'amore ovviamente molto acerba, però è giusto così, è un pezzo d'amore cool, è un pezzo d'amore per ragazzi, e per ragazzi con un certo tipo di immaginario americano, no? Dice. Ci vestiamo uguali, trippiamo insieme come Offset e Cardi B. Ragazzi, a me ha convinto. Anche Dolore, l'ultimo pezzo del disco, secondo me è un pezzo scritto proprio bene, scritto da una buona penna, e da una penna che soprattutto ha degli ampi margini di miglioramento, ma che soprattutto sa emozionare. Magari non ha un vocabolario particolarmente ampio, non ha una ricerca poetica, però sa emozionare, e questa è la cosa fondamentale. Inoltre, stiamo parlando di un rapper che ha tenuto testa a Shiva e a Capo Plaza. Anzi, vi dico di più, secondo me a Shiva lo ha messo in difficoltà, perché non sono tanto sicuro che la strofa di Shiva sia superiore a quella di Rondo. Sono sicuro che quella di Plaza sia superiore a quella di Rondo in Schlatt. Però sono anche sicuro che i due insieme abbiano fatto una bella hit dal suono veramente americano, ovviamente orchestrati dal beatmaker di riferimento di entrambi, ovvero Ava. Dunque, io penso che Rondo abbia dimostrato non solo tecnica, non solo attitudine, ma anche di avere determinati crismi e determinati valori anche a livello di scrittura, anche a livello di penna. Poi si può parlare del fatto che Dolore sia un pezzo molto statico e molto fiacco per alcune cose, però lì è la cervità di provare per la prima volta a fare un pezzo di questo tipo. Se questo è il primo pezzo conscious di Rondo, io sono stupito. È un diciottenne, ricordiamoci sempre questa cosa. Passiamo però agli aspetti un po' più controversi, perché mi sono trovato molto spesso a discutere con amici e con colleghi recentemente
di quello che ha sottolineato oggi Said Bebe in una storia. Lasciamo perdere le posizioni all'interno della scena di Rondo e Said Bebe, e i più attenti di voi sapranno sicuramente di cosa sto parlando. Ma è vero quello che dice Said. Appropriarsi di una cultura che non è la nostra ci fa risultare poco credibili. Quando Rondo cita i Crips, quando Rondo fa su nei suoi pezzi, non è credibile. E questa cosa, purtroppo, non può che farci riflettere su quanto negli ultimi 2-3 anni di scena rap, lo diceva bene Marracash in un'intervista a Doppia H, si sta un po' perdendo quel valore della street credibility. Ognuno sembra libero di dire quello che vuole, di parlare di armi, di pistole e di criminalità, quasi infischiandosene del fatto che le abbia vissute o meno. Questo magari non è neanche il caso di Rondo da Sosa, non conosco personalmente la storia di Rondo da Sosa, che anzi mi sembra un ragazzo piuttosto credibile. Per quanto riguarda i Crips, il Su, è una cultura che non ci appartiene, è un tipo di vita che in Italia non c'è. E quindi in quel caso la credibilità non può esistere, non si può fare neanche un dibattito sulla credibilità. Però io ho sempre ripetuto a chi mi faceva notare questo tipo di controversia nello stile di Rondo che questo non deve offuscarci gli occhi. Il disco di Rondo è figo, è compatto, è un disco non solo di attitudine, ma di stile e di scrittura che ci lascia intravedere un rapper potenzialmente completo. Ora, se Rondo fa un salto mentale e decide di lavorare anche sulla propria credibilità e fare attenzione a un certo tipo di cose da dire nei pezzi, secondo me Rondo da Sosa sarà senz'altro un big della scena. Io vedo molto bene quest'asse milanese che sta nascendo, vedo molto bene questo nuovo distretto milanese che poi magari non sono nemmeno tutti amici, però vedo che comunque c'è una generazione Florida, tutti quelli nati dopo il 2000. Da Vale Pine a Rondo, a Villa Banks, Saki, Baby Gang, Neyma Herza, e vedo che stanno venendo fuori i primi frutti di questo lavoro. Recentemente ho intervistato sia Neyma Herza che Villa Banks e ho trovato i loro dischi fighi, maturi, e ho parlato con delle persone che sapevano esattamente ciò che stavano andando a fare. Sia Villa Banks, che ha uno stile molto controverso, però è un ragazzo intelligente ed è un ragazzo che sa rispondere, sa argomentare. Che è soprattutto Neyma Herza, che ha fatto un EP bellissimo che chiunque dovrebbe recuperare e che è anche un po' l'opposto di questo EP di Rondo da Sosa, per molti aspetti, perché il discorso della credibilità nel EP di Neyma Herza è proprio ribaltato. Neyma Herza racconta la periferia senza esaltarla, racconta la periferia in modo drammatico ed è questo il vero fattore chiave di un artista come lui. Fatto sta che non vorrei andare troppo fuori tema. Magari un'altra volta vi parlerò di questi altri artisti. Intanto la mia riflessione su Rondo da Sosa, la mia piccola recensione di questo EP, brillante, entusiasmante per alcune cose, controverso per altre, è finita, è terminata. Vi ringrazio per la visione e ci vediamo in un prossimo video sul canale YouTube di Rappaholic, a cui potete iscrivervi qua sotto. Ci vediamo.